Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Hakuna Matata. Oggi ti parlo del cifrario di Cesare. Innanzitutto vediamo cos'è. Beh, si tratta di un metodo usato per cifrare i messaggi. Si chiama così perché veniva utilizzato da Giulio Cesare per comunicare con le sue truppe. In realtà si tratta di un metodo molto semplice, che si basa sulla sostituzione delle lettere dell'alfabeto. In pratica ogni lettera è sostituita da quella che la segue dopo un numero fissato di posti. Vediamo ora nel dettaglio come funziona il cifrario di Cesare attraverso un esempio. Supponiamo di voler cifrare il messaggio scritto alla lavagna. Innanzitutto possiamo eliminare gli spazi tra le parole in modo da rendere un po' più difficile la decifrazione. Fatto ciò, andiamo a sostituire ogni lettera dell'alfabeto con quella che la segue dopo un certo numero di posizioni. Ad esempio, con quella che la segue dopo tre posti. In questo modo, la A verrà sostituita con la lettera D, la B con la lettera E, la C con la lettera F e così via. In generale, ogni lettera dell'alfabeto viene sostituita da quella che la segue di tre posti. In questo caso abbiamo usato un alfabeto di 26 caratteri, ma se anche decidessi di usare un alfabeto con un diverso numero di caratteri, il ragionamento di fondo non cambierebbe. Bene, a questo punto non resta che sostituire a ciascuna lettera del messaggio originario la sua lettera corrispondente. Ecco che il nostro messaggio assumerà la forma illeggibile scritta alla lavagna. Tutto molto semplice, vero? Purtroppo però la semplicità ha un costo. Infatti, il cifrario di Cesare, oltre ad essere eccessivamente semplice, è anche eccessivamente debole. E per debole intendo dire che un messaggio cifrato utilizzando questo metodo può essere decifrato in maniera altrettanto semplice. Ad esempio, attraverso quella che si chiama analisi delle frequenze, ovvero lo studio delle frequenze con cui una data lettera compare all'interno delle parole di una certa lingua. Ad esempio, in italiano, la lettera che ricorre più spesso è la E, seguita poi dalla A. Ma anche senza ricorrere all'analisi delle frequenze, il cifrario di Cesare può essere rotto usando la forza bruta. Basterà infatti ragionare a ritroso e provare a sostituire a ogni lettera dell'alfabeto quella che la precede di un certo numero fissato di posti. In questo modo, dopo qualche tentativo infruttuoso, il messaggio tornerà a essere leggibile. Ad esempio, se ti va, puoi provare a decifrare il messaggio che scrivo alla lavagna. Buona fortuna! In definitiva, quindi, ci tengo a ribadire questo concetto. Se devi cifrare un messaggio super segreto, evita di usare il cifrario di Cesare o una delle sue varianti. Rischierebbe di essere scoperto in pochissimo tempo. Questo però non deve scoraggiarti. Puoi comunque ricorrere all'algoritmo RSA, di cui abbiamo parlato in una precedente lezione, oppure ad altri metodi che presenteremo nei prossimi video. A questo punto sicuramente ti starai chiedendo come fare per non perdere le prossime lezioni. La risposta è semplicissima, basta iscriversi al canale. Bene, per oggi è tutto. Grazie per la visione e buona giornata.